Eccoci, bentrovati, informazione su Teniblea, canale 13 e canale 110. Apriamo con una notizia che secondo me è storica per quanto riguarda la nostra regione, perché voi sapete sono un appassionato anche del mondo aereo, ma la notizia di oggi è che si è costituita ufficialmente la compagnia Aerolinee Siciliane. E questa è l'immagine che è stata fatta, questa fotografia, a Caltagirone, nello studio di un notaio, dove c'erano un centinaio di persone, di sostenitori, di gente che crede a questo sogno e che ha sottoscritto quote, ha fatto promesse di altre sottoscrizioni, insomma un momento davvero storico, perché in questo modo, e io lo dico da tempo, si può, ed è l'unica soluzione, uscire da un isolamento al quale noi siamo costretti dalle compagnie aeree internazionali che considerano la Sicilia il casciuolo per prendere i passeggeri, che devono obbligatoriamente pagare e basta, perché voi lo sapete che per esempio le tratte più volate in Europa sono quelle il Catania-Roma, il Roma-Catania, il Palermo-Roma e così via, perché proprio la Sicilia con i suoi 6 milioni di abitanti è un bacino di utenza straordinario. Ma perché noi non abbiamo una nostra compagnia, se pensate che ce l'ha Malta che ha 500.000 abitanti e noi non l'abbiamo, che siamo una nazione grande con circa 6 milioni di abitanti? Perché? Perché nel passato ci sono state grosse situazioni politiche, anche sprechi, ci sono stati scontri, ci sono stati degli avversari più di quelli che dovevano essere, e poi alla fine, voi sapete, abbiamo un po' questa abitudine a dire a can a fare, un anno a dire, e questo è stato sempre il nostro errore. Oggi questo passo è straordinario e noi abbiamo raggiunto per telefono Claudio Melchiorre, che è il vicepresidente del comitato di sorveglianza. Attenzione, cosa vuol dire? In pratica è il vicepresidente, perché il comitato di sorveglianza è l'organismo che proprio controllerà come viene fatta, come va avanti questa società. La parte tecnica sarà appannaggio di Luigi Crispino, ma la parte, diciamo, amministrativa, il controllo di questa società sarà fatta da questo comitato di sorveglianza, che vi devo dire ha un presidente ragusano. Questa è la notizia più interessante anche per noi, è Elio Guastella della SISAC, che già aveva mostrato un grande interesse per la cosa, e oggi il presidente è un ragusano. Penso che stanno facendo un ottimo lavoro e noi che ci crediamo gli diamo certamente una mano. Allora abbiamo raggiunto per telefono Claudio Melchiorre, che insieme ad altri è stato fra i promotori di questa società. Vediamo cosa ci dice su questa giornata, che appunto è una giornata storica. Vediamo. Oggi è veramente una giornata storica. Ovviamente chi non ha fiducia in se stesso non lo capisce, pensa ancora che questo sogno sia appunto una cosa impossibile da raggiungere. In realtà oggi abbiamo segnato un pragmatico passo in avanti, i nostri 90 soci presenti hanno costituito la società, abbiamo 173.000 euro di capitale versato, 400.000 sottoscritto. E tutto questo fatto in poco più di 10 giorni, quindi siamo molto soddisfatti. Con questi ritmi crediamo che i 10 milioni di capitale, con la sottoscrizione che abbiamo aperto, saranno presto raggiunti. Crediamo che ovviamente chi sottoscriverà sarà anche un buon affare, ma soprattutto, e questo posso dirlo per tutti i soci presenti, c'è voglia di riscatto, c'è voglia di fare, c'è una Sicilia che è stufa di aspettare, e quindi
è dentro Aerolinee Siciliane. C'è tanta Ragusa, c'è tanta Agrigento, tanta Palermo, tanto Trapani, tanto Catania, Siracusa, Messina, Enna, Caltanissetta. Devo dire che nessuna delle nove province è assente. Abbiamo soci da Lampedusa, da Lampantelleria, abbiamo soci dalla Svizzera, ci sono persone che sono venute, noi abbiamo dei soci che hanno fatto il viaggio di notte in autobus pur di arrivare e partecipare a questa assemblea costitutiva. Abbiamo alla fine noi fermato due soci che volevano arrivare da Abu Dhabi per partecipare a questo momento. Sì, è un momento storico, questo senza nessun dubbio. La notizia, dicevo, è stata raccolta da molti media, giornali, ed è accolta con grande attesa, con grande soddisfazione, perché appunto riuscire a fare una compagnia aerea, io dico che ce la poteva fare solo Luigi Crispino e l'ho sempre detto, e però non vale neanche le battute, qualcuno dice ah, fanno una compagnia senza gli aerei. Ma gli aerei non si comprano, voi lo sapete benissimo, gli aerei si affittano e si affittano in base alle esigenze che hai, se hai un volo ne affitti uno, se ne vuoi fare 10 ne affitti 10, difficilmente le compagnie comprano gli aerei, quelle grandi, quelle che hanno capitali di miliardi, qua invece siamo di fronte ad un target di 10 milioni di euro che spero si raggiungano subito e poi state sicuri che se parte la continuità territoriale, compagnia bella, e se poi il sindaco di Comiso riuscirà a venire incontro a questa esigenza dando la base con le regole, ci mancherebbe altro, parte della base americana a questa compagnia che potrà fare hangar e altre cose, avremo una compagnia a casa e questa per Ragusa, per l'aeroporto di Comiso, sarà uno sviluppo che non potete neanche immaginare. Io vi invito a crederci, perché anche perché il turismo potrebbe essere aiutato in modo evidente, pensate a una compagnia che possa fare i charter non per portare le nostre persone a fare le vacanze a Mosca per dire, ma per portarli da lì a qui, per fare in modo che facciano le vacanze da noi. E voi sapete che dal punto di vista dell'incoming, delle presenze, il mare, le nostre strutture al mare la fanno da padrone, quindi riuscire a portare più persone con i charter sarebbe uno sviluppo per il turismo che ancora non è neanche immaginato. Però ci sono delle difficoltà che possono in qualche modo preoccupare, come per esempio questa storia del biogas. Intanto diciamo che il sindaco di Modica è molto soddisfatto perché pensate hanno messo la cioccolata sul francobollo, o meglio hanno fatto un francobollo dedicata alla cioccolata di Modica, ma che c'è cosa più soddisfacente per un sindaco che la sua cioccolata, anzi il cioccolato di Modica, possa essere in qualche modo conosciuto ovunque con il francobollo. Però c'è questa questione del biogas, probabilmente è una mossa sbagliata quella del sindaco Abbate, perché lui è un po' abituato a fare le cose senza pensare. E oggi per esempio a quanto pare in una emittente collega ha dichiarato che non si candiderà per esempio per fare il presidente della provincia, perché forse tutti i consensi che aveva prima non li ha più. Questa storia, questo appunto di forza del biogas non lo soddisfa, cioè non gli dà risultati soddisfacenti. E poi c'è anche la questione che un impianto del genere potrebbe nuocere fortemente alla causa turistica. E a segnalare questo problema è proprio Giovanni Avola, un modicano, l'ex segretario della CGIL, che dice, ma capite che addirittura si potrebbe perdere la bandiera blu per Pozzallo e questo sarebbe un gravissimo danno per il turismo. Attenzione, non parliamo che il biogas faccia male o qualcosa del genere, tutt'altro. Sentiamo Giovanni Avola. Io ho acquisito nei giorni scorsi informazioni, insomma,
dirette, diciamo, secondo le quali, da quello che sta succedendo da novembre a ora, soprattutto a livello mediatico, circa la costruzione imminente di questo impianto industriale di biometano alle porte di Pozzallo, c'è il serio rischio per tutto ciò che comporta un impianto industriale di queste dimensioni alle porte della città marinara e a pochi chilometri da Santa Maria del Focale, c'è il rischio vero, reale, che nel monitoraggio che fanno generalmente due volte l'anno per le cittadine già beneficiarie, e sia Ischia che sia Pozzallo sono beneficiari dell'impianto, c'è il rischio reale che possano perdere la bandiera blu. Tra l'altro Pozzallo l'aveva avuta, poi l'aveva persa e poi riacquistata, riavuta. È una situazione difficile. Così come è difficile tutto. La prossima settimana mi hanno anticipato che è già un allarme fortissimo di tutti gli operatori alberghieri che vanno da Macanuco fino a Marispica, perché è chiaro che la bandiera blu, l'eventuale, mi auguro, sciagurata perdita delle bandiere blu, fa il paio con una crisi enorme per il turismo. Quindi qui la bandiera blu è la bandiera blu è, come dire, la metafora di qualcosa di più grosso, che sono che è un attacco al turismo, che il turismo con un impianto di queste dimensioni in quell'area salta, va via, e io credo che va scongiurato, e quindi condivido la lotta che stanno portando avanti i pozzallesi, devo dire, assieme agli spicesi, assieme a tanti modicani, perché questo impianto di questa dimensione non torna a Bellamaglia. Non siamo contro, nessuno è contro la produzione di biometano, siamo contro questa locazione alle spalle di Pozzallo. Questa è Teleiblea. Zicche sulla spiaggia di Lina Maria Ugolini, con l'onirica regia di Vittorio Bonaccorso. Ritorna uno degli spettacoli più coinvolgenti della Compagnia Godot. Venerdì 24 gennaio, sabato 25 gennaio alle ore 21, domenica 26 gennaio alle ore 18 al Teatro Ideal in Piazza Libertà. Non perdete questa storia commovente di grandissima attualità, con in scena il giovane talento Giuseppe Arezzi insieme a Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna. Vi aspettiamo numerosi. La prevendita è in via Marianina Coppa 12 a Ragusa. Zitto sulla spiaggia. La vita è urgente e non possiamo lasciare la porta aperta ad un ospite non invitato. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. O al peggio. Solo a pronunciarla fa ancora paura, questa parola. Però, ancora oggi, con gli occhi e l'anima ancora persi, nel ricordo di mio marito, voglio dirvi che di cancro bisogna parlare. Fa paura, ma se ne deve parlare. Questa è Teleiblea.
Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. All'Assemblea siciliana è stato presentato il disegno di legge numero 496 per la valorizzazione e lo sviluppo del tartufo siciliano. Se ne discuterà ampiamente nell'ambito di un incontro dibattito previsto nel pomeriggio di sabato 1 febbraio e per la mattina di domenica 2 febbraio presso l'Auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla. Oltre alla norma da approvare, si affronteranno temi che riguardano l'esperienza, la valorizzazione ed il marketing del tartufo siciliano e naturalmente anche del suo uso nella gastronomia isolana. Sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio a Ragusa Ibla. Ecco, questa è la nota di Giovanni Avola da ex sindacalista e credo che comunque un senso ce l'abbia. Non ci preoccupiamo del rischio per la salute o qualcosa del genere, ma che ci sia qualche problema, magari nessuno viene a fare le vacanze a un chilometro da una cosa del genere, questo può essere. A proposito di sindacati, ci dà l'occasione per fare un piccolo riferimento sia alla CGIL che a Pozzallo. Praticamente il sindaco di Pozzallo da qualche giorno è in lotta con alcuni dipendenti. Ora, il sindacato chiaramente difende i dipendenti, però mi ricordo che qualche tempo fa l'altro sindaco a Matuna, Luigi a Matuna, in un incontro che ci fu a Ragusa, si scagliò violentemente contro, mi pare che fossero allora i vigili urbani del comune, quindi contro i suoi dipendenti, dicendo che c'era qualcosa che non funzionava nel comune di Pozzallo. Ora, Roberto Ammatuna dice che il sindacato difende i fannulloni. Ora capisco che c'è una regola ben precisa per il dipendente: cercare di lavorare il meno possibile, ma questo non è un difetto, è sempre così, no? Minimo sforzo, massimo risultato, questo vorrebbe la gente, ma un sindaco vuole che ci sia efficienza nella sua città e secondo me Pozzallo è una città che può migliorare moltissimo. Poi si possono fare accuse, denunce, compagnia bella, poi saranno sempre i tribunali a discutere, perché anche queste cose accadono, come è accaduto per Ispica, c'è stato un tentativo di aggressione che viene smentita per il vice sindaco Stornello e così via. Va bene, a proposito di magistratura e di avvocati, oggi c'è stato un interessante convegno presso l'aula magna dell'Università di Ragusa. E vi devo dire che il convegno aveva un tema particolarissimo, che era la difesa dell'imputato. Scusate, dice che cosa vuol dire? Vuol dire che gli avvocati hanno il compito di difendere l'imputato e soprattutto difendono non la persona ma il ruolo, cioè quello che è l'imputato in quel momento. Se ne è parlato, abbiamo questa intervista con l'avvocato Cagliazza di Salerno, che ha affrontato l'argomento, noi l'abbiamo sentito qualche minuto dopo, vediamo.
che è un titolo provocatorio, intelligente, con il quale si è voluto porre il problema di discutere del ruolo del difensore, che diciamo viene spesso rappresentato come un ruolo che si sovrappone alla persona dell'imputato che lui assiste, come se difendere una persona debba significare necessariamente fare proprie le ragioni, i comportamenti della persona che assistiamo. Noi non difendiamo in realtà né colpevoli né innocenti, ma difendiamo le regole del processo. Siamo lì per garantire che qualunque cittadino sia accusato di qualunque reato, sia esso poi giudicato colpevole o innocente, affronti un processo che lo giudicherà nel rispetto delle regole. Questo è quello che fa l'avvocato e questo è quello che è difficile far comprendere alla gente, che molto semplicemente è il compito dell'avvocato. Ognuno, diciamo, ha le reazioni e le emotività che ritiene di avere, ma non è questo. Certamente l'avvocato si fa carico di tutte le problematiche che un'imputazione, una privazione di libertà, eccetera, hanno sulla persona del proprio assistito, e finiamo per diventare veramente il punto di riferimento, l'ancora di salvataggio, anche dal punto di vista umano spesso, del nostro assistito. Ma il nostro compito non è quello, il nostro compito, come dicevo, è di garantire a quella persona il rispetto delle regole da parte del pubblico ministero, dei giudici, di tutte le parti processuali. Interessante l'intervista con l'avvocato Cajazza, ma abbiamo un'altra intervista, un altro pezzetto di intervista che però manderemo in onda la prossima settimana. Vogliamo sentire anche l'avvocato Sbezzi, Michele Sbezzi, che si è fatto promotore di questo incontro che c'è stato oggi all'Università di Ragusa, perché si parlerà di prescrizione. Nella prossima settimana ci sono anche delle attività che vogliono fare gli avvocati proprio contro l'abolizione della prescrizione, perché si vuole che la prescrizione esista e continui a dare poi una mano anche agli avvocati. Detto questo, noi chiudiamo il nostro indice, perché il sabato è un indice più breve, proprio per dare possibilità anche ai nostri tecnici di riposare un po'. Quindi ora vi lascio con la pagina sportiva. C'è l'importante partita domani del Palermo a Ragusa. Vi lascio quindi con Gianni Papa, grazie per la cortese attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. In questo fine settimana delle squadre ragusane, questa chiacchierata che faccio con voi stasera, sono limitato dal fatto che, per esempio, sia la Passalacqua che la Virtus giocano più o meno nel momento in cui io sto registrando. Comincia prima la Passalacqua, che la Virtus gioca alle 19:30 contro Alcamo, una partita sicuramente non facile, però per come sta filando di questi tempi la Virtus, sta filando ormai da parecchio tempo, direi che il pronostico è nettamente orientato a favore dei ragazzi di Massimo Di Gregorio. Per quanto riguarda Passalacqua Schio, beh, ragazzi, siamo con Schio, siamo sempre lì, una volta va a favore loro, un po' più spesso di quanto vada a favore noi. La Passalacqua sicuramente sarà senza la terza straniera, un'assenza che si prolunga ormai da tempo, bisognerebbe cercare di fare qualche cosa, insomma, o di accelerare la possibilità di recuperare, anche perché non sembra che l'infortunio fosse stato enorme. Certo che giocare sempre senza una di condizione, poi capita che perdi, guarda caso, hai perso due partite, sia pure una di supplementare per un punto e l'altra per 5 punti, contro avversari certo non trascendentali. Oggi Schio, sapete, Schio viene a grande prova in Coppa Europa, è stanca, non credo, anche tanti di quei giocatori o giocatrici, anzi, che può fare quello che vuole, è la solita battaglia nella quale ogni tanto capita che una delle due squadre dorma, per cui il distacco è quello che vede. All'andata gli abbiamo rifilato a Schio 18 punti a casa sua, poi in vero è sempre una di quelle cose, come dicevano gli antichi, sulle ginocchia di gioco. Peccato non esserci, quindi mi auguro che siano in tanti ad andare. Chiudiamo il discorso con la pallacanestro, perché effettivamente non posso dire molto altro, veniamo a parlare di calcio. Qui abbiamo, dopo tempo immemorabile, una partita che proprio
Una volta si sarebbe detto di cartello, vero sia? Marina di Ragusa, Palermo, con tutti gli annessi e connessi, già si sa che la tribuna B riservata agli ospiti è esaurita, che anche la C o la curva, chiamatela come volete, è sulla stessa strada, quindi c'è la tribuna A, che ci sono restrizioni, bisogna stare attento quando andare al campo, come dicevano, un giorno mi trovai a Londra, qualche giorno dopo che Carlo sposasse Diana, get on church on time, cioè andate in chiesa presto, cerchiamo di andare al campo con qualche minutino di anticipo, così per evitare affollamenti e roba simile. Altro lì, anche qui, chiaramente il Palermo è la capolista, è una squadra che soltanto la follia del calcio degli ultimi 10 anni e passa può far sì che possa essere venuta a giocare qui in Serie D. Mi auguro che se ne vada molto presto, ma mi auguro anche che il Marina faccia del suo meglio e quindi che possa essere una di quelle partite che uno ricorderà fra anni, dice guarda ho visto Marina di Ragusa Palermo. Le premesse ci sono tutte, ci sono come pubblico, il campo so che è stato sistemato, si è cercato di fare toletta, un impianto comunque bello nel quale i palermitani non è la favorita ma potranno trovarsi sicuramente a loro agio e Ragusa potrà dimostrare che la gente non va al campo ma se ci sono le occasioni ci deve andare. Per quanto riguarda il Ragusa, no, il Marina, il Ragusa gioca sul campo dell'Atletico che è l'ultima in classifica, quindi chiaramente la possibilità di riprendere la marcia e di continuare a poter puntare verso quel traguardo dei playoff, ormai è quello rimasto, non è più come inizio di campionato, ma si può sicuramente sperare a ragion veduta. Per quanto riguarda invece la prima categoria, c'è stato nel pomeriggio il pareggio 1-1 tra Pro Ragusa e Chiaramonte, è un punto che al Pro Ragusa non fa male, anche il Chiaramonte che continua a inseguire non fa male neppure a lui, diciamo, non hanno ottenuto molto nessuno dei due, ma non hanno neanche perso in modo particolare. Andiamo alle ultime, gioca in casa la Pallamano, gioca fuori casa, gioca esattamente, ve lo dico, a Firenze contro la Florenzia, il Futsal Ragusa che dopo la sconfitta interna che avrebbe dovuto evitare si trova adesso con un solo punto di vantaggio contro l'avversario, quindi una di quelle partite nelle quali deve riprendersi, mentre invece, ecco questo è diverso, la grossa partita è domani mattina alle 11.30 ed è al campo di rugby, perché dopo la bellissima vittoria di domenica contro la Partenope che ha consentito finalmente di cancellare lo zero della classifica e poter segnare una serie di punticini, adesso arriva il Paganica. Paganica è un avversario storico per quanto riguarda il Ragusa, ci sono stati anni in cui il Paganica era superiore e vinceva, ci sono stati anni e parecchi pure in cui non gliene abbiamo date di santa ragione, parlo sotto il profilo del risultato, per carità, sono sempre squadre corrette, il rugby è uno sport in cui la correttezza è una forma di vita. Domani certo c'è l'entusiasmo che è quello che sorregge i ragazzi, questi giovani che si stanno facendo le ossa in questo campionato così difficile e che chiaramente dalla vittoria casalinga e dai primi punti della stagione hanno tratto e trarranno uno stimolo in più, un supporto a quello che è il loro tentativo di bissare l'impresa di domenica scorsa. Certo c'è il Pagani è un avversario forte, un avversario tosto, è una squadra esperta, l'Abruzzo ha una tradizione di rugby anche superiore alla nostra, e quella di Ragusa ormai è superata il mezzo secolo, per cui penso che sia una gara spettacolo da andare a vedere che inizia, ripeto, al campo di Via della Costituzione o di Via Forlanini. Vi lascio la scelta come volete voi alle 11.30. Quindi ricapitolando, domani ci sono due grandi appuntamenti, chi volesse seguirli entrambi e non farebbe male potrebbe trarne l'occasione magari di rinviare il pranzo dopo. 11.30 il rugby, Ragusa Rugby contro Paganica, 14.30 il clou, Marina di Ragusa contro Palermo. Scusate se poco, ma veramente è un'occasione che credo non dovrebbe andare perduta, perché davvero non capita e sicuramente sono certo che non capiterà l'anno prossimo, perché il Palermo vincerà il campionato e io mi auguro che il Marina abbia altre occasioni in Serie D, perché sono fiducioso sul fatto che rimanga e rimanga bene. Detto questo, non posso che darvi appuntamento a lunedì, come sempre augurandovi e augurandoci di venire poi a raccontare cose belle delle squadre ragusane. Vi saluto.
Questa è Teleiblea. Domenica 2 febbraio alle ore 18 al Teatro Perracchio di Ragusa, La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia. Regia di Fabrizio Catalano, con Loredana Cannata, Alessio Caruso, Roberto Negri e Giovanna Rossi. Prevendita presso l'Erea Tours di Ragusa, via Risorgimento 4, telefono 0932 65 34 80. In questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, e me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito, non sei mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò? Insegnarmi a vivere, è proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodato a te, tutto ancora più di tutto, per cercare di scappare, ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male, perché quando tu stai negando, non sei mai, oh mai, se conviene farsi forza, lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a amici, bentornati ed eccoci ad una nuova edizione del Cantafestival Giro Forever. Ci sono delle grandi novità perché abbiamo un grande ritorno qui a condurre